E bella a tutti ragazzi, scritti nel senso da Black Mamba, oggi sono in questo nuovo video. Allora, come vedrete questo è il mio desktop, questo è my computer. E oggi finalmente faremo il primo vero, neanche gameplay, il primo vero video con il computer. E che modo migliore per festeggiare questo magico avvenimento se non andando sul deep web. Esatto, avete capito bene, non Minecraft, questo giochino ando un po' io, andremo sul deep web. Sembra veramente difficile, però io vi posso assicurare che è una gran scemata. Avevo cercato anche per l'occasione delle immagini, niente, però vedo che sono andate a farsi benedire. Allora le ricerco subito. Ecco, giusto per farvi vedere un'idea. Per venire, ecco qua. Allora, parte uno che parla. Ecco, questo. Oh, facciamo che metto anche full screen. Questo sopra è il web che noi vediamo. A me lagga il cursore, non so perché. Vabbè, Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram. E sotto c'è tutto il resto. Tutto il web. Spero che questo non sia torrent, se no altro che illegale. Ecco, avevo addocchiato qua qualche immagine, diciamo che non è delle migliori, però vabbè, per farvi vedere. Allora, premetto, cosa serve? Serve Tor come browser. Vedrò se riuscirò a mettere il link in descrizione, se no vi assicuro che è veramente, ma veramente una scemata. Io l'avevo appunto aperto per farvi vedere. Questo praticamente si aprirà, ve lo faccio vedere subito. No, scusate, questo torrent. Open new tab, una nuova pagina, nuova tabella, non so come tradurre. Avrete anche notato che finalmente sono riuscito a mettere ste cavolo di miniature nei miei video. Per me questo è un grande successo. Quindi qua non so cosa ho appena detto, ok, mi sa che ho chiuso. Mi sa che l'ho chiuso. Vabbè, connettiti. Ecco, allora qui. Finché noi saremo qui non succederà assolutamente niente, sarà come Google, il nostro amatissimo browser number one, con la differenza di restare in anonimato, quindi tutto quello che cercheremo sarà anonimo, non si potrà risalire se non avendo esperienza, ma tanta esperienza in quanto nel campo di hacker. Dopodiché, essendo qua, noi dovremmo scrivere semplicemente queste paroline, ovvero hidden wiki. Questo cos'è? E cosa vuol dire Wikipedia nascosta, se non sbaglio, diciamo segreta, chiamiamola così, simpatica paperella. E vedrete che ne troveremo tantissimi. A noi va benissimo il primo. Sarà una pagina, allora. Il download non vi causerà nessun problema, io non mi prendo responsabilità di quello che farete all'interno, ma è come se noi scarichiamo Firefox piuttosto che Chrome, Internet Explorer, è indifferente quello, comunque voi non prenderete nessun virus durante il download di Tor. Poi quello che farete dentro sarà una vostra responsabilità. E ne approfitto anche per dire che questo video è solo a scopo informativo, quello che farete appunto a me non interessa. Poi, nell'attesa che finalmente si carichi, vi posso dire che all'interno di questo sito per mantenere l'anonimato, so che ci sono delle monete particolari. 1 euro è uguale a 0,0048 pi, mi sembra, cioè come una valuta. Per mantenere appunto l'acquisto in anonimato. Infatti, secondo me, una cosa che io penso è che quando sentiamo delle notizie che comprano armi online minorenne, secondo me vengono da qua. Perché se no comprare un'arma online credo sia parecchio tosta come cosa. Comunque,
qui vedo che non si sveglia fuori, metto in pausa magari con la registrazione, ci vediamo dopo, dai, quando mi carica ritorno. Ed eccoci qua, ha ripreso la registrazione, sì, bene, questo è il famigerato Deep Web. Si presenta in molti modi, questo qua è Hidden Wiki, Wikipedia nascosta. Questo diciamo è un assaggio, un antipasto di quello che noi potremmo trovare. Qua non finanzia, credo, non so, non riesco a trovare di tutto. Servizi commerciali, se non sbaglio. Ecco, droghe, qua si possono acquistare droghe. Hosting che non ho idea di cosa sia, dei blog che vi assicuro che non sono i normali blog challenge, ve lo assicuro. Questi qua sono tutti dei codici email bancari che erano rubati e mettono a disposizione, diciamo vendendoli, comprandoli. Politica, hacking, anche guerra, se non ho idea, erotic. Quasi quasi qui un salto ce lo faccio, ma no, non registro perché sennò chiude già il canale e io volevo mandarlo. No English, quindi credo sia siano dei siti per gli stranieri e niente. Allora, io penso di rischiare. Non ho idea di rischi che vada incontro. Allora, premetto che entrare qui non è illegale. Entrare qui è legalissimo, mettiamolo così, va bene. Quello che poi si fa tramite questo può diventare illegale. Infatti vi faccio vedere, non so, vediamo senza crashare il PC, senza magari aspettare ancora un'eternità. Ecco. Smoke, metto la canzone, smoking, suppongo sia marijuana. Ecco, questo qua costa 0.340 B, che sono queste monete. Fate che 1 euro sono 0,048. Quindi alla fine vi costa veramente una scemata. Avevo anche visto che, se non sbaglio, si potevano acquistare, cioè ingaggiare anche dei mercenari. Vediamo magari a un altro sito per. Ecco, non chiedetemi erotic perché non ci entro. Qua non con problemi caricamento di pagina, proviamo in un altro. Vabbè, comunque avete visto, avete avuto modo. Io ho trovato uno che vendeva crack, per esempio. No. Niente, qua cos'è? 97 errori del registro sistema, vabbè. Ho già Avast che sta diventando scemo per tutte le volte che li faccio ignora, quindi. Vediamo se posso far vedere ancora qualcosa. No, erotic, ancora erotic, erotic, no English. E magari queste famose challenge, no, cosa che era, blog. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. No, questo fa schifo, sappiate che io esco. Vediamo un po'. Proviamo, io mi tengo già pronto per chiudere la pagina, in caso sia qualcosa lì. Niente, mi spiace, ma. A parte che sto continuando a tuonare, quindi spero non bruciarmi il computer. Però vedo proprio che non ho idea, non credo che li abbiano chiusi. No, cacchio, questo è aperto. Banjo. Radio. Scusa, che utilità abbia una radio, io più che altro. Sempre pronti a chiudere, nell'evenienza. Pare che questa cosa qua. Registrazione, potevo anche toglierla, però email, a me fa paura sta cosa che ti possano rintracciare così l'email. Però ecco, io
gli ho fatto proprio vedere così. Vediamo un po'. Sempre pronti a chiudere, ma nulla. Direi che mi dà un sacco di problemi. Evidentemente già molti sono online. Ecco, non so come si chiamano, ma avevo visto, mi era capitato di vedere, di trovare un video che torturavano anche le persone in diretta. Guardavano la telecamera intanto le torturavano. Ecco, per darvi l'idea, immagini che ci rimanete di merda come queste. Rimanete strada di merda. Ecco, ci siamo capiti. A parte l'albero che fa la linguaccia, poi sono tutte robe così forti. E niente ragazzi, da me, da sto scemo qui, facciamo un bel saluto. Visualizzarti altri, manco per il cavolo, qua ancora con l'antivirus. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di non avervi impressionato con queste immagini che ho trovato al mio interno. E nulla, non ho idea di che miniatura mettere per questo. Vabbè, ne troveremo uno. Per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. E bella raga.